Pare che Ennio Flaiano abbia descritto lo sceneggiatore a modo suo, con una pennellata lapidaria. Lo sceneggiatore, diceva l'implacabile, è uno che ha tempo. Beh, visto che qui parliamo di libri e di scrittori, io ho provato a chiedermi chi o cosa sia il lettore. E mi sono risposta: il lettore è prima di tutto una persona fortunata, e non perché legge tout court, ma perché al suo primo libro si è imbattuto in qualcosa che lo ha catturato per la vita, così forte da creare una sana dipendenza. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. Fortuna dunque, prima di tutto, che non consiste nell'incontrare un buon libro, ma nell'incontrare il libro giusto, quello che a noi piace. Beh, perché talvolta i libri possono anche deluderti, e se ti capita il primo libro letto nella vita, quando magari hai 10, 11, 12 anni, e allora il destino è quasi segnato. Se invece quel primo libro è così speciale da farti desiderare di leggere ancora, allora il gioco è fatto, schiavo per la vita. Ma al lettore può capitare un'altra fortuna, quella che capita a chi, pur deluso dalla lettura del primo libro, decida di dare un'altra chance alla lettura. E allora sì che deve essere fortunato, perché in quella seconda chance, in quel secondo libro, deve incontrare il libro della vita, quello giusto, quello che finalmente lo risucchierà in una passione che lo accompagnerà per sempre. Di libri deludenti sul cammino ce ne saranno ancora, ma ormai si è dentro, si è parte del gioco e si va avanti. Capiteranno anche delle delusioni, sì, ci sono delle delusioni in lettura, per carità, però insomma anche quelle servono poi ad andare avanti e a provare a scovare qualcosa di meglio, di più adatto a noi. A me è capitato ultimamente di prendere in mano un libro assolutamente per caso di un autore che non avevo ancora letto, Michel Houellebecq. Non ho preso le particelle elementari perché non era quello il libro che mi è capitato fra le mani, ma un libro passato più inosservato che si chiama La carta e il territorio. È stato Amore a prima vista. Per me è uno dei libri più belli che io abbia mai letto. Ecco, così è piaciuto a me, magari ad altri non piace, ma altri avranno la possibilità di scoprire altri libri, anche il mondo che proviamo a raccontare qui a Rete 8 Libri. Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, primo incontro di questa puntata con Michele Marino, autore dell'Ultimo Cavaliere dell'Apocalisse, edizioni Il Viandante. Intanto subito vorrei cercare di collocare il libro in un genere, seppur ampio, per indirizzare anche i lettori. Dove lo collochiamo? Diciamo che partiamo da un fantasy, perché l'ambientazione è il futuro, nel 2020 all'incirca, però fa continui flashback storici fino alla mitologia più recondita del genere umano, dai Sumeri ai miti di Atlantide e di Platone. Allora, il sottotitolo è ambizioso, il libro che cambierà per sempre l'idea sulle nostre origini. Dacci qualche anticipazione. Sì, premettiamo che comunque sia un'opera di fantasia, però come dicevo prima ha ambientazioni storiche, perché ripercorre un po' della storia del cristianesimo e delle antiche religioni, dal Concilio di Nicea, dal Rogo di Giordano Bruno, dalle ricerche del colonnello James Churchwood sull'impero di Mu, e tutta una serie di avvenimenti storici che sono accaduti per far sì che oggi credessimo nel cristianesimo. Ecco, la ricerca che sta alla base di questo romanzo vuol far capire che ci sono determinati meccanismi che ci hanno portato a credere in quello che crediamo oggi. Naturalmente, essendo un romanzo di fantasia, ci ho messo molto della mia, appunto, della mia fantasia per creare un percorso parallelo, ecco, parallelo che ci porta a ripensare le origini dell'umanità e l'istituzione delle religioni. Qual è la mistificazione maggiore che emerge dal libro rispetto all'origine dell'umanità? Il monoteismo, perché anche gli antichi ebrei che poi portarono il monoteismo
in giro per il mondo, all'epoca erano politeisti, anzi loro pensavano che ci fossero molti dei, ma loro scelsero di seguirne solo uno. Quindi il monoteismo è una versione ellenistica portata dall'influenza greca all'antica religione ebraica. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Perché hai scelto di scrivere questo tipo di libro? È una tua passione? Conti di scriverne altri? Sì, è una mia passione, quindi sono due mie passioni, la scrittura e le antiche religioni. Quindi ho cercato di fondere queste passioni per fare un lavoro che porti sì a essere comunque di intrattenimento, perché comunque è un romanzo di fantasia, ma al lettore a porsi delle domande e magari a cercare dentro di sé una verità che nessun altro può imporci o dirci. Genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te. E non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te. Storie antiche, storie moderne, storie inventate e storie vere, storie un po' sì e un po' no. Come quella raccontata da Elena Barbello nel suo La vita felice. Ed è proprio Elena il nostro prossimo incontro qui alla Libreria Coop e su Rete 8 Libri. Elena Barbello firma per Einaudi La vita felice. Allora, le nostre domande cominciano proprio dal titolo, come è giusto che sia. Io mi sono chiesta perché La vita felice, non Una vita felice. Una vita felice sarebbe stato riferito ad una storia in particolare. La vita felice sembra che abbia più un carattere, diciamo così, universale, anche se questa è la storia individuale e particolare, ma poi ci arriviamo. C'è una differenza fra l'articolo A, la, e quello invece una? Ma sì, c'è una differenza. La storia è la storia di Elia, quindi è la sua storia ed è la sua vita felice. Però a un certo punto ho cominciato a pensare che in fondo la storia di Elia avesse dentro di sé tratti, aspetti che ci riguardassero, che riguardassero me e forse anche altri, e che il problema non fosse allora la sua felicità, ma interrogarsi sulla nostra felicità. Quindi da lui è cominciata una riflessione un po' più ampia. È un bellissimo libro, l'avevo già detto nella presentazione della settimana scorsa, sia io che Erika lo stavamo leggendo, poi adesso l'abbiamo terminato e quindi confermiamo, oltre ad essere un bel libro e comunque detto da due lettrici, se non altro un valore ce l'ha, io credo, è anche un libro particolare, forte, duro, è un libro che dà la sensazione che ci sia sempre qualcosa che deve accadere, eppure che tutto è già successo. È un po' questo anche il senso della tua scrittura. Ma sì, a me non interessava costruire un thriller, non mi interessava la ricerca del colpevole, non mi interessava il che cosa ma il perché. Per cui quello che deve succedere viene raccontato subito, non è quello a essere importante, è importante interrogarsi sul perché certe cose accadono, ma soprattutto su come possiamo sopravvivere a certe cose che ci accadono. Quindi non è l'aspetto thriller quello interessante, anche se c'è, credo, un po' di attesa, un po' di tensione, ma è capire il perché facciamo quello che facciamo. Papà? Svegliati, è tardi. Dammi le sigarette. Cristiano? Papà, perdo l'autobus. Vai, vai, ma prima devi dare un bacio. È l'unica persona che tu abbia mai amato. Fai schifo. Di chi parla? Una grande tensione in senso appunto non rispetto ai fatti in sé per sé o alla scoperta di chissà cosa, ma è una tensione proprio narrativa che ti tiene lì ancorato e anche sofferente alle pagine del libro. E anche la scrittura particolare, una scrittura non so come definire, ma forse sincopata, proprio per dare il senso di una continua interruzione e dare modo anche di riflettere, perché quando c'è questa scrittura così che si ferma e riparte,
in un continuo, una continua ripartenza, si ha l'occasione per riflettere, visto che la narrazione appunto viene interrotta nella fluidità, è così? Sì, a me interessava costruire una scrittura che lasciasse molto spazio, molti spazi bianchi, perché credo da lettrice che lo spazio bianco sia il momento in cui ci fermiamo a pensare a quello che è appena accaduto. E allora mi interessava, leggendo la mia storia, avere l'opportunità di fermarmi molto spesso, e poi mi interessava ripulirla da tutto ciò che non serve. Tutto ciò che non serve, sì, la mia idea è che chi racconta una storia, l'autore di un libro, debba il più possibile scomparire dentro il suo libro. Il modo per farlo è ripulire la scrittura di tutto ciò che non è necessario, e quindi ho cercato di lasciare soltanto ciò che era davvero indispensabile. Una scrittura appunto senza ornamenti, senza orpelli inutili, essenziale. Elena Barbello ha parlato della tua storia riferendoti al libro, ma in qualche modo c'è anche la tua storia nel libro. Sì, in qualche modo c'è la mia storia. Diciamo che l'origine del libro mi appartiene, perché il padre di Elia, che è forse il grande protagonista della Vita Felice, è in qualche modo mio padre. Ovviamente mio padre non aveva un furgone, e nulla di ciò che è accaduto nella vita, che accade nella Vita Felice, mi è mai accaduto, però quello che il padre di Lia dice, il modo in cui lo dice, come si sente, quello fa parte della mia vita, quello era mio padre. Non abbiamo insomma la voglia di l'intenzione di svelare niente, anche se diciamo non è un thriller, però è giusto che poi le cose arrivino al momento della lettura. Però voglio dire, c'è anche una intenzione qui, sì, di leggere meglio, con più profondità, la colpa, l'eventuale colpa. Sì, c'è da parte mia il tentativo di scardinare un concetto grossolano di colpa, e di provare a ragionare non soltanto sulla colpa, cercando però di capire che cosa si tratti, ma soprattutto il mio è un tentativo di ragionare sul perdono, quindi sulla colpa, sul perdono e sulla compassione soprattutto. Ecco, forse più che sul perdono, quello che io ho cercato di fare è costruire un libro sulla compassione, soprattutto nei confronti di chi soffre. E quanto è difficile poi spiegare evidentemente alle vittime di quelle colpe il percorso da seguire? Certo, è molto difficile, pochissimi riescono, e forse è una delle cose più difficili per noi esseri umani, il perdono e la compassione. Però dal mio punto di vista, sia il perdono che la compassione hanno a che fare con l'opportunità di essere felici. Per cui la felicità si lega a queste due cose, perdono e compassione. La frase io precisamente non me la ricordo, però insomma ha a che fare con il fatto che si dice qualcosa ad altri, qualcosa di segreto, di intimo, di personale, in qualche modo è una strada diversa per renderlo reale, più o meno reale, perché poi le interpretazioni delle risposte arrivate, era stato chiesto ai frequentatori della libreria e ai lettori di commentare quella frase, sono arrivate interpretazioni in un senso e nell'altro, cioè dire qualcosa aiuta a superarlo, oppure dire qualcosa lo rende appunto più vero. No, ma la frase è questa, non mi ricordo cosa ho scritto, ma la frase è un brevissimo dialogo fra Elia e il suo amico Stefano, ed Elia dice: beh, se non dici certe cose è come se non fossero mai successe, e Stefano gli risponde: sì, però sono successe lo stesso. E quello che io ho cercato di fare è ragionare su due possibilità che noi esseri umani abbiamo: dire ciò che di più intimo ci riguarda e non dirlo. Le risposte sono molto diverse, sono molto interessanti. La cosa più interessante è che io non ho una risposta.
per cui mi affido alle risposte degli altri, perché la mia risposta non c'è. Ci sono due possibilità per me e sono valide entrambe. Vedremo anche chi ha centrato l'obiettivo, che era poi quello di venire in libreria e portarsi via il libro di Elena Barbello. È molto bello, non mi era mai accaduto, ma è un'idea molto bella e è un modo per coinvolgere i lettori, che costruiscono sempre un libro insieme a chi l'ha scritto. Per cui mi sembra un'idea nuova e molto bella. La Vita Felice, Edizioni Einaudi, grazie. Grazie a te. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, where my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. Fioralba Focardi, Spiri di un'anima, edizioni Rupe Mutevole. Dunque oggi parliamo di poesia qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, e parlando di poesia, la prima domanda che le faccio: c'è bisogno di poesia nel mondo? Tanta poesia, perché credo che il mondo abbia bisogno di poesia, nel senso che in questi anni, che da quando ho ripreso a scrivere, ho visto le persone si affacciano con titubanza e poi rimangono sorprese e se ne innamorano, perché spesso e volentieri giudicano la poesia contemporanea degli autori moderni, hanno paura perché non sanno cosa si aspettano, siccome oltretutto ora hanno bisogno di sentire parole che sono alla portata di tutti, e quando gli autori raccontano la loro vita, perché poi nella poesia sempre c'è qualcosa di nostro, molto spesso si ritrovano a confrontarsi con le parole che hanno letto o hanno ascoltato. Io ho molte donne, molte amiche, sono diventate amiche, che leggono le mie poesie e poi mi ringraziano perché ho parlato di loro. Io parlo di me, però loro hanno bisogno. Siccome oltretutto io sto cercando di portare anche un discorso, perché anche nel libro c'è un discorso sulla violenza alle donne, perché dico che anche la poesia può essere un motivo di parola sulla violenza, e tante donne hanno paura, e quando trovano una persona che parla anche attraverso la poesia, si avvicinano e riescono a parlare. Oh, come dicevamo prima, naturalmente la poesia è anche e soprattutto urgenza di espressione di sé. E qual è stata l'urgenza che ha guidato Fioralba Focardi per Spire di un'anima? Allora, la mia rinascita come donna, nel senso che io a 50 anni ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo vissuto nell'oblio. E quando mi sono ripresa in mano, la poesia, che è sempre stata una parte di me, ha preso sopravvento. Qualcuno mi ha detto che io parlo, esprimo i miei sentimenti con la poesia. Sì, è vero questa cosa, perché con il mio passato ora ci ho fatto pace, però
in quegli anni io stavo molto in silenzio e raccoglievo molte, molte sensazioni. Quando sono esplose hanno dovuto uscire fuori e ancora ho questa cosa che le parole le devo dire, cioè devo dirle in poesia perché ancora ho paura di fidarmi a dirle in faccia. Sì. Ci sono tanti scrittori che hanno momenti diversi della giornata per scrivere, ci sono quelli metodici che si alzano magari ogni mattina alla stessa ora, fanno colazione e poi si mettono lì a scrivere il loro romanzo, ci sono quelli più istintivi, diciamo più di getto, ma il mestiere di romanziere per lo più è abbastanza metodico, si inizia un libro e si finisce. Sulla poesia immagino che sia diverso, cioè non ci si mette lì alla stessa ora ogni giorno a scrivere poesie, si scrive una poesia quando si sente la necessità di scrivere una poesia, mi sbaglio? No, è così. Allora, io quando ho ripreso a scrivere, scrivevo nel mio tragitto dal lavoro, da casa, prendevo l'autobus e andavo a lavorare in centro, sulla tranvia avevo il quaderno e scrivevo. Io parlo di me perché ovviamente so come sono io e io scrivo quando ne sento la necessità e devo dire la verità, con le poesie qualsiasi attimo è quello giusto. Questo è il secondo libro di Fioralba Focardi, tra l'altro all'interno del libro, mi diceva poco fa, c'è una poesia dedicata ad una zia che si chiama Fioralba e che in qualche modo è collegata all'Abruzzo. Sì. Lei arriva da Firenze, ma... Sì, perché in tempo di guerra erano sfollati, i miei nonni sono sfollati qua in Abruzzo, nella zona di Sulmona, e lei si ammalò di tifo ed è morta a 16 anni. Io non l'ho conosciuta e ho avuto, come dico nella poesia, in eredità il suo nome e anche l'amore di mio babbo, perché... lui era molto apprensivo nei miei riguardi, era molto severo e molto apprensivo e non lo capivo questa cosa. Poi me lo hanno raccontato dopo che la storia e che assomigliavo molto a sua sorella e ovviamente aveva paura. Vorrei che lei vivesse attraverso me la vita che non ha vissuto. Allora, se oggi ci vedete un po' così fra il lusco e il brusco, come si dice, con una luce soffusa che tra l'altro per quanto mi riguarda mi fa solo bene, c'è un motivo, non stiamo facendo economie, la Libreria Coop non sta cercando, o meglio sì, sta cercando di ridurre i consumi, ma per una motivazione più ampia, globale, perché la Libreria Coop aderisce alla campagna Mi illumino di meno e dalle 18:30 di oggi pomeriggio, giorno in cui abbiamo raccontato il libro di poesie di Fioralba Focardi, appunto le luci si sono leggermente abbassate. Perché avete deciso di aderire a Mi illumino di meno? Perché ci sembra un'interessante iniziativa, insomma, quella di dare un segnale sul risparmio energetico e quindi, come ogni anno, abbiamo aderito anche quest'anno a Mi illumino di meno, abbiamo deciso anche di fare uno sconto al cliente che viene a trovarci in questa fascia oraria, un 10% di sconto, insomma, ai nostri clienti, proprio per sensibilizzare. E infatti si chiama spegni la luce, accendi la lettura. Esatto, questo è stato... il claim, insomma, di questa iniziativa che ci interessa, insomma, ci fa sempre piacere. Erika, qui non si fermano mai, no? Perché già dobbiamo parlare di un'altra iniziativa, oltre che presentare i libri dei prossimi appuntamenti, ma un'altra iniziativa che ormai è vicina perché sta per arrivare l'8 marzo, la festa della donna, che è l'occasione sempre per lanciare messaggi contro la violenza sulle donne e per sensibilizzare il più possibile su questa brutta storia che riguarda tante donne anche nel nostro paese. C'è un'altra iniziativa appunto per l'8 marzo, che cosa succederà l'8 marzo? Sì, regaleremo a tutte le clienti che verranno a trovarci e che acquisteranno un libro, regaleremo un romanzo di Adelphi che è Paura di Stefan Zweig, che è un bellissimo romanzo che ho letto e devo dire veramente merita tantissimo. Abbiamo deciso di regalare appunto a chi verrà a trovarci in libreria in quella giornata.
Quindi signore e signorina, se arrivate in libreria l'8 marzo per comprando un libro, ci sarà in regalo quest'altro libro di Edizioni Adelphi. Ora veniamo alle presentazioni, ne abbiamo due da presentare di autori. Sì. Uno è insomma di quelli che spopolano, perché sono già venuti tanti youtuber qui e davvero hanno fatto il pienone, e questo è lui. Che tipo è? Lui è giovanissimo, perché è del 96, un ragazzo napoletano che ha iniziato prestissimo nel 2009 a fare insomma questi video su YouTube. È Simone Pacello, che ha scritto Penso ma non lo penso, e appunto sarà con noi il 3 marzo e verrà a firmare insomma questo suo libro. E ci sarà il firmacopie, chi acquisterà il libro in libreria potrà avere il pass insomma prioritario per accedere a questo firmacopie. Devo dire, ci sarà secondo me tantissimo. Insomma, questi pass fanno comodo, perché davvero quando vengono gli youtuber insomma c'è la folla, tant'è che poi gli appuntamenti non si svolgono neanche direttamente in libreria, ma proprio perché non si riesce a contenere il numero di persone che arrivano. Esatto. Di ragazzi, di ragazzine, ragazzini. Esatto, sì. E a seguire invece? A seguire abbiamo un romanzo che è per ragazzi, che di un'autrice locale che ha scritto con Tabula Fati, Sile Evangelista, che viene a presentarci questo romanzo che parla della parola. La protagonista è una dea che, raggiunta la maggiore età, praticamente deve fare un dono agli uomini e appunto deve regalare la parola, questa forma di comunicazione importante che servirà agli uomini per raccontare le gesta e le emozioni, insomma. Quindi ricordiamo gli appuntamenti: il 3 Pacello, il 4 Sile Evangelista per Tabula Fati. Oh, poi sui libri per ragazzi ne parleremo la prossima volta, perché ce n'è anche un altro che presenteremo, così come ci sono altre iniziative interessanti e anche un bel nome in arrivo insomma qui alla libreria Coop, uno dei tanti che arrivano. Questo lo vedremo nella prossima puntata. Intanto grazie a Erika e arrivederci.